Ministero la nostra maschera di Parma. È un onore essere qua con Binotti, bandiera della nostra Parma Calcio che ci sta portando in categorie superiori con tanta tanta gioia e tanta allegria e ci stiamo divertendo parecchio perché il Tardini, io sono abbonato al Tardini, in Parma Calcio e sta facendo veramente delle cose egregie, grazie a nome della città, grazie. E allora per fare delle cose egregie cosa stai facendo? Nel senso, gennaio di solito c'è il mercato, si lavora o solo parliamo con Maurizio Trapani? Ma si lavora, come dice sempre Apolloni, siamo vigili, a parte la battuta, stiamo facendo quello che erano così, i nostri programmi e stiamo attuando quelle poche operazioni che avevamo in mente di fare, quindi ci sono state alcune uscite. Speriamo oggi di poter ufficializzare il passaggio di Ciotti che dovrebbe andare all'Olbia. Oggi dovrebbe rientrare il suo prestito alla Ternana, poi la Ternana lo girerà all'Olbia. Gli accordi sono stati fatti, mancano le firme, però credo che forse in giornata, al massimo domani, dovrebbe essere un'operazione ufficializzata. E per il resto credo che in questo momento non c'è nient'altro di urgente o di impellente. Normale che ci sono ancora 2 settimane di mercato e quindi vedremo anche se col passare dei giorni ci fosse qualche opportunità, ma se così facessimo qualcosa probabilmente sarebbe in prospettiva futura, non ovviamente sul momento, visto che le cose stanno andando bene, soprattutto dal punto di vista del recupero degli infortunati, perché prima di Natale eravamo un po' preoccupati, adesso invece mi sembra che la situazione si sia schiarita, quindi voglio ringraziare pubblicamente il nostro staff medico, Giulio Pasta, il dottore, tutti i fisioterapisti, il preparatore Paolo che recupera gli infortunati, perché hanno fatto un lavoro eccezionale, sono 24 ore su 24 a disposizione della squadra e i risultati si vedono, perché Guasto siamo riusciti a recuperarlo, Benassi questa settimana dovrebbe aggregarsi alla squadra e anche Longobardi probabilmente è in anticipo su quelle che erano le previsioni. Adesso non diciamo niente per non gufarci da soli, però credo che anche Longo presto sarà di nuovo in campo. Senti, nel Parma che vola così forte, che vola così alto, una partita come quella di domenica potrebbe cambiare le riflessioni di mercato. Ma io credo che la partita di domenica è fondamentale perché effettivamente ci dirà molto sul nostro futuro, nel senso che se riuscissimo a uscire indenni o addirittura a vincere, potremmo cominciare veramente a intravedere il traguardo, altrimenti dovremmo continuare la nostra strada sapendo che fino alla fine non ci si può distrarre. Ma con acquisti o in caso, diciamo, tocchiamo ferro negativo? No, questo non credo, anche perché siamo convinti che la squadra è questa, il gruppo è questo e dovremmo essere competitivi come lo siamo stati fino ad oggi, quindi non è una partita che ci può far cambiare i piani. Quello a cui mi riferivo prima è che in ottica mercato si possono sfruttare delle situazioni che magari ti offrono delle possibilità di fare operazioni a costi e magari riuscendo ad agganciare delle situazioni di giocatori particolari che per un motivo o per l'altro o non giocano o vogliono cambiare squadra, magari condizioni che poi non potrebbero esserci magari a fine stagione o a bocce ferme, quindi siamo vigili. Quindi un mercato in proiezione Lega Pro, diciamo, eventualmente. Ma più che Lega Pro è cercare di migliorare la squadra, di crescere. Ovviamente se aggiungiamo qualcosa, come ho detto, aggiungeremo qualcosa che abbia un senso non soltanto per 3 o 4 mesi, ma per una proiezione futura che ci auguriamo sia quella che hai detto tu. A proposito di Lega Pro, buongiorno direttore, quanti ne confermerebbe adesso? Della squadra attuale. Ne è vietato rispondere tutti o... Ma no, questa innanzitutto mi sembra una domanda completamente fuori luogo, nel senso che io credo che questi ragionamenti vadano fatti a bocce ferme quando hai già in tasca il risultato o sai già quello che sarà il tuo futuro. Quindi adesso credo che siano discorsi veramente che non dobbiamo neanche accarezzare in questo momento perché dobbiamo rimanere concentrati sul campionato. Sappiamo benissimo che da domenica prossima, arrivare alla fine di febbraio, si faranno i giochi perché adesso ci aspettano 3 trasferte molto impegnative con Alto Vicentino, con Reggese e Forlì e
e dopo di quelle secondo me avremo chiaro quello che è così il nostro futuro e quello che dovrà essere il nostro percorso. Se a fine di febbraio tutto andrà come ci auguriamo, poi lì potremo cominciare veramente a tirare le prime somme, a fare le prime valutazioni e a cominciare a pensare a qualcosa di diverso, che adesso invece si chiama solo Alto Vicentino e la trasferta di Valdagno. Perché molti dei suoi giocatori, le uscite pubbliche, dicono: beh, non è proprio detto che bisogna smantellare la squadra con 4, 5, 6 innesti mantenendo l'ossatura. Lei è d'accordo per affrontare ovviamente un discorso sul futuro? Ma io sono d'accordo per il principio che è così, perché quando una squadra funziona l'anima della squadra non va snaturata, e secondo me ci sono dei gruppi che con pochi ritocchi possono far bene. Io sono già passato attraverso questa esperienza da Cesena, quando vincemmo il campionato di Lega Pro e con 4-5 innesti mirati addirittura siamo riusciti, anche se magari non era nelle previsioni, andare addirittura in Serie A e fare il doppio salto. Quindi io non credo assolutamente che per vincere una Lega Pro bisogna smantellare una squadra come la nostra, che ha dei valori importanti, anche perché poi lo dicono i numeri e le statistiche, perché se andiamo a analizzare soprattutto i giocatori over, così come li chiamiamo noi, cioè quelli più in là con l'età, sono tutti giocatori che hanno esperienza di Lega Pro e quindi qualcuno anche più alta, e quindi non vedo perché non potrebbero essere protagonisti anche il prossimo anno. Ad esempio Miglietto è un giocatore che, di quelli che rispecchia questo profilo, può restare anche l'anno prossimo? Ti ripeto, possono restare tutti, perché se li abbiamo scelti sono bravi, quindi non farei distinzioni. Poi se tu mi parli di un giocatore che ha già fatto 3 o 4 anni la B, non vedo perché non possa rimanere in Lega Pro, però questo vale per tutti, vale per Musetti, vale per Guazzo, vale per Lauria, vale per a maggior ragione per Lucarelli, se avrà voglia e motivazioni. Lo stesso Caccioli ha vinto un campionato di Lega Pro, anzi credo sia andato ai playoff col Perugia, poi non mi ricordo se l'ha vinto o no, però ha giocato già per vincere anche in categoria superiore. Giorgino, ma non vorrei dimenticarmi qualcuno, lo stesso Corappi l'anno scorso probabilmente è stato uno dei migliori centrocampisti della Lega Pro. Qui stiamo parlando di giocatori che secondo me possono tranquillamente fare da protagonisti della categoria superiore. Tornando un attimo alla partita di domenica, la squadra, tutta la rosa, intendo tutto il gruppo, è stato scelto proprio da Leda e da Galassi, anche a livello caratteriale. Si è parlato spesso dell'importanza proprio del gruppo a livello caratteriale e dell'unità proprio di intenti. C'è da dire che è da tanto che il Parma non affronta una partita dove ci sono stimoli diversi rispetto a quelli che sono cercare di tenere i piedi per terra, di non sottovalutare l'avversario. In questo caso gli stimoli vengono quasi da soli. Sarà comunque una partita probabilmente anche dura, probabilmente anche abbastanza nervosa. Voi che avete scelto la squadra, secondo voi come si comporterà questa squadra domenica contro l'Alto Vicentino? Ma io credo che la squadra è pronta perché lo ha dimostrato con grande continuità durante tutto il campionato e nei momenti importanti in cui c'era da fare anche una partita diversa dal cliché solito. Mi riferisco, non so, alla partita di Rovigo, alla partita di San Marino, ma la stessa partita d'andata contro l'Alto Vicentino. Ma mi riferisco anche alle difficoltà incontrate in casa col Forlì, con l'Imolese, con la San Maurese. La squadra ha sempre dimostrato, oltre di avere buone qualità tecniche, di essere una squadra che si sa adattare a determinati tipi di partite e sa essere anche umile e operaia, e quindi farà la prestazione. Però dobbiamo anche essere consapevoli che andremo a incontrare una squadra forte. Bisogna fare i complimenti all'Alto Vicentino perché sta facendo un campionato straordinario. Anche loro, come noi, hanno iniziato il 2016 alla grande, perché hanno ripetuto gli stessi risultati dell'andata, anzi migliorandoli anche, perché mi sembra che il dato di cui dobbiamo tener conto è che questa squadra prima prendeva molti gol, adesso invece nelle ultime 4-5 partite ha blindato la difesa, per cui dovremmo essere pronti e consapevoli che incontreremo un avversario sicuramente più forte rispetto alla gara di andata, più maturo. Però credo che anche il Parma sia una squadra che dalla partita di andata è cresciuta tanto e soprattutto a livello di squadra siamo molto più forti. Tra l'altro sarà una partita molto sentita anche dai tifosi, è probabile che si spostino in tantissimi. Non so se vuole fare un appello alla tifoseria affinché venga a Valdagno domenica.
No, appelli assolutamente no, perché credo che ce l'hanno dimostrato sempre con continuità, sia in casa che fuori, quindi dobbiamo solo dire grazie, perché veramente la presenza del pubblico quest'anno è determinante, ha creato un clima fantastico, ci ha permesso veramente di vivere una stagione e un girone d'andata da sogno, e quindi dobbiamo solo ringraziarli e non credo ci sia bisogno di ulteriori stimoli, anche perché, ripeto, sono venuti in partite molto con minor significato, e quindi so che domenica tutti i posti disponibili per la gente di Parma saranno occupati. Normalmente non si fa mai, però ci provo comunque. Un pronostico per domenica? come la vede la partita? Cioè, a livello proprio di risultato, se proprio... Ma io ti dico, fare un pronostico è sempre difficile, perché poi si rischia di essere smentiti, quindi non ha senso. Però siamo molto fiduciosi, perché la squadra sta bene, la squadra è consapevole che questo è il primo match ball che abbiamo, però allo stesso tempo dobbiamo avere essere realisti e sapere che incontreremo una squadra molto forte. Quindi, ripeto, facciamo i complimenti all'Alto Vicentino, perché è un avversario molto, molto degno e sta facendo un campionato straordinario, e quindi dovremmo essere all'altezza delle nostre gare migliori. Ricordiamo che siamo in un contesto anomalo, perché siamo alla Camera di Commercio, dove ci sarà questa iniziativa Natale in vetrina crociata con le premiazioni. Naturalmente, insomma, c'è stato il pieno gradimento della Parma Calcio 113, questa iniziativa dei nostri borghi. Sì. Quale maggiore rappresentante al momento presente della società, che dire appunto di questa iniziativa che da anni si sta ripetendo? Ma innanzitutto devo dire che sono qua in veste di sostituto, perché credo che la persona più adatta a rappresentare il Parma oggi fosse il nostro presidente, però purtroppo gli facciamo un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione, perché ha avuto questo piccolo intoppo, un po' di influenza, non era presente neanche domenica al Tardini, speriamo si rimetta per la gara di Valdagno. Questa iniziativa, come l'abbiamo detto quando è stata presentata e quando ha preso il via, è un'iniziativa che ci riempie d'orgoglio e che ci stimola molto, perché fa parte di quegli eventi che servono a legare questa squadra e questa società al territorio e alla città, e quindi è qualcosa che noi appoggiamo con grande intensità, con grande voglia di fare e con grande convinzione, che affinché possa avere anche un seguito negli anni prossimi. E soprattutto credo che la cosa più bella è che i protagonisti, gli attori principali sono i bambini e i ragazzi, cioè i potenziali futuri tifosi del Parma, coloro che devono incarnare determinati valori che poi spero possano portare anche in futuro dentro lo stadio. Esatto, bambini che pian pianino stanno... Tra l'altro volevo un'ultima cosa, vi anticipo una considerazione, così mi sentivo di fare, che dando via Ciotti in questo momento non stiamo pensando di prendere un terzo portiere, e quindi vorrei così ringraziare soprattutto il lavoro di Fausto Pizzi, di Giovanni Manzani, di Barone, di Morrone, perché stanno facendo tra mille difficoltà, anche loro magari hanno meno ribalta di noi, però stanno facendo un lavoro straordinario e i primi frutti li stiamo raccogliendo, quindi penso che ci fidiamo di quello che loro hanno seminato. Probabilmente il terzo portiere sarà uno dei ragazzi della Juniors, visto che ne abbiamo due o tre bravi, e allo stesso tempo probabilmente nei prossimi giorni o nelle prossime settimane anche Niantaki sarà aggregato alla prima squadra, visto che è un ragazzo che ha dei buonissimi valori, deve soltanto ritrovare una certa condizione fisica, però sono i primi risultati di un ottimo lavoro che stanno facendo tutti quelli del settore giovanile. Poi ci sono anche altri ragazzi interessanti, ne abbiamo convocati tanti, qualcuno ha già avuto la possibilità di venire in panchina, mi auguro che da qui alla fine magari qualcuno possa anche esordire e dare continuità al lavoro di chi sta sotto di noi, e soprattutto avere qualcuno che possa seguire le orme di Adorni, che rappresenta un po' in questo senso la continuità tra il settore giovanile del Parma e la prima squadra. Anche perché poi i portieri, quando passano dalle mani di Hermes Fulgoni, crescono anche bene, abbiamo visto Zommers rispetto all'inizio, insomma anche lui è una sicurezza. Ma indubbiamente credo che Hermes non ha bisogno di avere degli elogi pubblici, perché
è un professionista di altissimo livello e soprattutto coi giovani sa farli crescere in fretta e sa trasferire a loro delle conoscenze che non indifferenti. Tu hai detto di Sommers, ma anche lo stesso Foll che fa, che fino adesso magari negli ultimi mesi non ha avuto la possibilità di giocare, però è cresciuto in maniera esponenziale, quindi credo che sotto questo punto di vista ci sentiamo molto tranquilli e sicuri.